In questo tutorial andiamo a vedere come utilizzare gli array in Golang. Gli array nel linguaggio Go non sono nient'altro che una sequenza numerata di elementi con una specifica lunghezza, ovvero con una lunghezza definita fin dal principio. Quindi andiamo sul Google Playground per vedere un esempio. Creiamo una variabile fuori dal main chiamata var array number e sarà una variabile contenente 10 elementi, quindi qua definiamo la lunghezza, 10 elementi che devono essere numeri interi, quindi aperta quadra 10, chiusa quadra int. Ora andiamo a verificare che sia davvero lungo 10 elementi, quindi scriviamo len, aperta tonda, chiusa tonda, all'interno di len andiamo a misurare la dimensione di questo array, quindi gli inseriamo la variabile array number, facciamo run e come vedete ci ritorna la lunghezza di 10 elementi. Ovviamente l'array attualmente è vuoto, quindi se lo andiamo a stampare ci ritornerà 10 zeri. Run, come vedete 0000 e avanti così fino appunto i 10 elementi. Per popolarla non ci basta che scrivere array number, selezionare la posizione in cui vogliamo salvare il dato valore, proviamo a fare 5 uguale e al 5 gli passiamo il numero 33, gli anni del Signore, andiamo a stamparla e come vedete alla posizione numero 6 troviamo il numero 33, questo perché ovviamente si comincia a contare dallo 0, quindi la posizione 5 in realtà è la 6, quindi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 33. Ovviamente l'array può essere di qualsiasi tipologia, può essere un array stringa, quindi var array words, anche questo lo facciamo di 10 elementi, che però non devono essere integer ma string. Proviamo anche qui a stamparlo e vediamo cosa succede. Print len array words e come vedete ci ritorna dei campi vuoti. Proviamo a popolarlo, array words, lo stavolta alla posizione 1 che quindi in realtà sarà la 2 partendo a contare dallo 0, passiamogli una variabile, una stringa, un dato stringa, passiamogli il nome di una nazione, Italia, proviamo a stampare e ovviamente otteniamo Italia. Se qui nella stampa inseriamo appunto array words, aperta quadra, chiusa quadra, 5, no, 1, ovvero la posizione che abbiamo scelto, dovrebbe stamparci il singolo dato presente nell'array. Stessa cosa qui dove abbiamo l'integer, se mettiamo 5 ci dovrebbe ritornare solo il 33.